Presto le astronavi saranno visibili. Di Monique Mathieu, 30 luglio 2023. Fratelli delle stelle, figli della luce, è con immenso piacere che torno da voi. Sono vostro fratello Corton. Ho alcune spiegazioni da darvi in relazione alla nostra presenza e soprattutto in relazione al rilascio di informazioni su di noi. Finora è stato molto difficile per noi manifestarci fisicamente sul vostro mondo e ve ne darò i motivi. In primo luogo c'è stata una grande opposizione da parte degli ostili che non volevano assolutamente che gli umani sapessero della loro presenza su questo mondo. Abbiamo lasciato che ciò accadesse perché non era ancora giunto il momento di presentarci fisicamente a voi, nostri fratelli della Terra. Ora tutto sta precipitando, come potete vedere. Tutto sta precipitando verso il crollo totale della vostra civiltà. E tutto sta precipitando anche verso la partenza degli ostili, di coloro che hanno disturbato l'evoluzione dell'umanità. Poiché siete davvero alla soglia del nuovo mondo, ci manifesteremo fisicamente sempre di più e vi trasmetteremo informazioni. Verranno inoltre trasmesse informazioni sulla presenza delle nostre navi nei vostri cieli. Attualmente, nonostante i vostri media, è difficile nascondere le informazioni. Lo Stato profondo farà tutto il possibile per impedirne la circolazione, ma circolerà lo stesso perché è il momento, perché lo vogliamo davvero per i nostri fratelli sulla Terra. I nostri fratelli sulla Terra si sveglieranno in massa. Capiranno che per anni, per migliaia di anni, sono stati ingannati e manipolati. Non dimenticate che siete venuti su questo mondo più volte e che avete vissuto migliaia di anni fa. Se non fosse stato così, la vostra attuale civiltà sarebbe già nelle stelle. Se non ci fosse stata la quarantena, avreste inquinato altri mondi. Ora tutto sarà purificato nella vostra civiltà. Ed è per questo che ci stiamo manifestando per due ulteriori ragioni. In primo luogo perché è giunto il momento, come vi ho detto, e in secondo luogo perché la frequenza vibratoria del vostro mondo e la vostra permetterà questo incontro. Per questo incontro non dovremmo abbassare notevolmente la nostra frequenza vibratoria per essere percepiti o visti dai nostri fratelli sulla Terra. Il momento della grande riunione tra i figli della Terra e i figli dell'Universo è molto vicino. Dico figli dell'Universo perché l'Universo è immenso. Possiamo viaggiare ben oltre il vostro sistema solare, ben oltre la vostra galassia e molte galassie. Abbiamo questa possibilità. Attualmente la nostra missione riguarda il sistema solare del pianeta Terra e altri sistemi solari simili al vostro, che dobbiamo aiutare nella loro evoluzione e mutazione, anche se la loro evoluzione e mutazione sono molto diverse dalla vostra. L'aiuto che diamo è un aiuto d'amore, un aiuto vibratorio, un aiuto di comprensione, semplicemente un aiuto per voi, figli della Terra, ma non ve ne rendete conto. Il pianeta Terra era in grande pericolo perché quelli che voi chiamate gli ostili volevano davvero impadronirsi della Terra. Con il risveglio dell'umanità non potranno più farlo perché la frequenza vibratoria dell'umanità è cambiata e si è molto evoluta. La Terra non sarà più adatta a loro, non si sentiranno più a loro agio qui. Ecco perché non siamo riusciti a scacciarli. E per molte altre ragioni, perché anche loro avevano una missione su questo mondo. Il lato oscuro aveva una missione. Quella missione finisce su questo mondo.
Non diremo che abbiamo sradicato l'oscurità nel vostro mondo. Stiamo cercando di illuminare l'oscurità. Certo, la stiamo sradicando, ma le stiamo dando l'opportunità di mutare e trasformarsi. Figli della terra, fratelli della terra, figli delle stelle, siate rassicurati, siate fiduciosi. Per tutti coloro che attendono la nostra venuta e le nostre manifestazioni, questo accadrà sempre più spesso. A volte il vostro cielo sarà costellato dalle nostre navi. All'inizio potrete vederle come luci di varie dimensioni e colori nel cielo. A poco queste luci si manifesteranno nella loro vera realtà. Per il momento ci sono ancora timori tra i nostri fratelli sulla terra. Non sono ancora pronti, ma la diffusione di ciò che siamo avverrà in modo delicato e non violento. La preparazione è in corso da molti, molti anni. È in corso anche nei vostri film. In alcuni dei vostri film o delle vostre serie ci sono molte realtà, sia tecniche che in termini di fratelli dell'universo, molto diverse tra loro. La preparazione è stata fatta e purtroppo non sempre fatta bene, perché c'è sempre aggressività. Molti umani pensano che siamo venuti per invadere, per distruggere, ma non potevamo cambiare gli scenari perché poi non avreste ascoltato, non vi sareste divertiti a guardare quei film o quelle serie. Gli esseri umani dovevano ancora essere lasciati con l'oscurità e la violenza che fanno parte di loro e che ancora li attraggono. Perché gli esseri umani hanno ancora bisogno di vedere film sulla guerra e sulla violenza? Per poter comprendere la propria violenza e sradicarla. Quando gli esseri umani diranno: «Non vogliamo più vedere film di guerra». Non vogliamo più vedere film di violenza. Ora vogliamo vedere la bellezza. Allora non ci saranno più film di violenza, perché questi film non saranno più guardati, non saranno più apprezzati dall'umanità. Siete a un punto di svolta molto importante. Diciamo e dico, molto importante. Per questo, settimana dopo settimana, cerchiamo di prepararvi a fare dei cambiamenti interiori nei vostri pensieri, nei vostri atteggiamenti, nell'amore che potete avere per voi stessi e per la vita. Cerchiamo di mettere il dito su tutto ciò che è importante e che dovete capire, soprattutto le vostre paure. Preparatevi. Il grande contatto, come abbiamo detto, sta per arrivare. Non possiamo dirvi che avverrà tra 8 giorni o tra un mese, ma non è mai stato così vicino per l'umanità. Quando avverrà questo contatto, quando vedrete le navi ammassate nei vostri cieli, ci sarà certamente paura, ma voi sarete lì per spiegare e soprattutto per togliere la paura agli esseri e rassicurarli. Dovete capire questo. Si sarebbero appropriati del vostro mondo. Non sarebbe più un pianeta di studio e di evoluzione. Voi, esseri umani, nostri fratelli sul pianeta Terra, siete ancora bellicosi, siete ancora violenti, ma quando avrete fatto un certo passaggio vibrazionale ed energetico, un passaggio a livello di coscienza, ogni violenza sparirà da voi e non sopporterete più questa violenza. Il vostro unico desiderio sarà quello di vivere in serenità, fiducia, gioia, fratellanza e amore. Questo è ciò che volevo dirvi, ciò che volevamo dirvi. Tuttavia, non siate impazienti. Tutto sta andando al suo posto, nel senso che non è né troppo presto né troppo tardi. Il tempo è quello giusto per questo contatto, per la realizzazione di questa mutazione, di questa profonda trasformazione della vita su questo mondo.
preparatevi, perché potrebbe arrivare all'improvviso. Preparatevi e siate pronti ad approdare ad altri lidi, a vivere in modo diverso, ad accettare gli altri e voi stessi così come siete. Siate pronti a vedere solo la bellezza che vi circonda, anche nei vostri fratelli, perché se spiritualmente siete esseri perfetti e inconsapevoli di voi stessi, umanamente avete qualche piccola imperfezione che correggerete con il nostro aiuto, con l'aiuto di Dio Padre e Madre, e tutto tornerà al posto giusto. Ora, dalla nostra nave, vi saluto a nome di tutti i miei fratelli, di tutti i vostri fratelli che lavorano per il pianeta Terra. Vi saluto anche a nome del vostro grande fratello d'amore, Sananda, che verrà sempre più spesso da voi, come ha promesso, perché anche lui ha la sua missione da compiere. Ne ha già compiuta una grande parte, che è stata la trasformazione degli esseri, l'apertura verso una nuova coscienza, l'apertura verso la coscienza del sacro, verso la coscienza spirituale e divina. Fratelli della Terra, vi saluto a nome di tutti coloro che lavorano per voi. Che il nostro immenso amore vi inondi. Siate benedetti. Traduzione e voce Marina.